Ben ritrovati, io sono Lars il Bastardo, questa è Cinema Exit e oggi siamo arrivati alla lettera C. C come chi lavora è perduto. Tinto Brass, Italia, 1963? Mi pare 63. Oh, allora, prima che Tinto Brass dedicasse la sua cinematografia al genere erotico, fu un grandissimo regista anarchico. Chi lavora è perduto parla proprio di anarchia. Primissimo film di Tinto Brass, o perlomeno il primo film di Brass a uscire nelle sale cinematografiche. Fu nel suo anno di uscita una vera e propria rivelazione. In quegli anni il cinema italiano investiva senza timore sui giovani autori. Proprio in quegli anni cominciarono a lavorare Petri, Olmi, per dirne un paio, e Tinto Brass, per l'appunto. La storia è quella di un giovanissimo anarchico, Bonifacio, che si aggira in una Venezia non conosciuta, perlomeno diversa dalla Venezia che siamo abituati a vedere. Sicuramente non turistica, incontrando gente, conversando, compiendo azioni anche abbastanza banali, casuali, e soprattutto ricordando la propria vita passata, il suo amore con Gabriella, la sua amicizia con Claudio e poi la guerra, la resistenza. Il nostro protagonista è un anarchico vero che non ha nessuna intenzione di trovare la propria posizione all'interno della società o di trovare un senso alla vita, di sistemarsi nell'accezione più borghese. Questo è il Brass più vicino alla corrente cinematografica principale europea di quegli anni, la Nouvelle Vague. Eppure, sebbene si tratti di un lavoro di un giovanissimo cineasta, in questo film c'è già tutto Tinto Brass. Il suo stile è già riconoscibilissimo, è un lavoro elegante, poetico, bizzarro, girato tra l'altro con estrema consapevolezza della macchina da presa. Tra l'altro Brass era stato assistente di Rossellini. Il film all'epoca ebbe moltissimi problemi con la censura, anzitutto per la presenza del sesso, ma soprattutto per il messaggio politico, ovvero il rifiuto del potere delle istituzioni. Era originariamente intitolato In capo al mondo. La censura propose a Brass di rigirarlo e lui di tutta risposta gli cambiò il titolo. Chi lavora è perduto, rendendo così ancora più forte il messaggio sovversivo. Il film mi ricorda molto un libro, vabbè, non c'entra niente, però mi ricorda molto questo libro di Bianciardi che si chiama La vita agra. Vi consiglio di recuperarlo. Luciano Bianciardi, La vita agra. E c'è lo stesso spirito anarchico, sovversivo del giovane degli anni 60. Comunque, credo sia molto importante recuperare questo film, quantomeno per conoscere quel Brass, che secondo me è un vero maestro e che purtroppo molti giudicano solamente in base alle ultime pellicole o comunque alla sua filmografia erotica. E va bene, anche per oggi era tutto, oggi è stato breve ma intenso e nulla, ci vediamo al prossimo video, grazie per aver guardato fin qui, io sono Lars il Bastardo, questo è Cinema Exit e statevi bene, buone cose.